Buongiorno, ci troviamo all'interno di un centro residenziale chiamato Gli Orti della Sibilla. È un centro che si trova al nord di Roma, nel quartiere Giustiniana, e è un complesso di ville di grandi metrature, dove c'è un servizio di portineria, una piscina e un campo da tennis. È un luogo ideale per le famiglie numerose con diversi bambini, perché all'interno del comprensorio si vive una vita molto riservata. Ci sono i luoghi di socializzazione come la piscina, ma anche le stesse ville. I bambini passano, fanno amicizia, sono ovviamente tante famiglie che vivono all'interno di questo comprensorio e hanno la possibilità di socializzare e di frequentarsi con i bambini che vivono all'interno dello stesso È complesso. una villa a schiera, si sviluppa su tre piani. La superficie commerciale complessiva è di circa 300 metri quadrati, con 40 metri quadri di garage e 160 metri quadri di giardino all'incirca. Il piano terra è quello di rappresentanza, con gli spazi comuni, il primo piano dove sono ubicate le camere da letto e nel piano seminterrato c'è una sala hobby, due stanze, un bagno e il garage che è molto ampio di 40 metri quadrati. Attualmente viene utilizzato da due rami della stessa famiglia. In sostanza hanno diviso piano terra e piano primo come se fossero due unità indipendenti. Ovviamente c'è la possibilità di ripristinare lo stato ante operam, quindi di ricreare l'unitarietà dell'ambiente. Come invece potrebbe essere un valore aggiunto per due rami di famiglie che vogliono vivere all'interno dello stesso immobile, pur avendo ognuna la propria indipendenza, il fatto proprio di mantenere i due appartamenti per piano e di sfruttare invece il piano seminterrato della sala hobby come spazio comune. Il giardino è posto al piano terra, l'affaccio è meraviglioso su tutto il complesso e nella parte più alta del complesso edilizio. Si affaccia anche sulla piscina, pur non essendo proprio di impetto e laterale. L'esposizione è ottima perché un lato è esposto a nord-est e il lato del giardino a sud-ovest, quindi le camere da letto hanno prevalentemente luce la mattina e il pomeriggio invece nel soggiorno e con l'affaccio sul giardino. Il riscaldamento è autonomo e c'è la fibra ottica, ci sono due camini, uno per piano e c'è un impianto di allarme e, come abbiamo detto, la piscina e il campo da tennis sono servizi a comune del complesso edilizio. Per ogni informazione e dettaglio potete guardare il nostro sito internet www.studiopushen.it. A presto!